La voce in città si era fatta insistente già nella serata di ieri e di Lanciano, Riccardo Iannucci, 45 anni, l'uomo trovato senza vita al Belvedere di San Vito Chetino la mattina del 21 agosto. Fino a un paio di anni fa, stimato docente di spagnolo alla scuola media Umberto I di Lanciano, Iannucci è morto per edema polmonare secondo la ricognizione cadaverica eseguita sul luogo del ritrovamento. Del sangue è stato trovato sul cadavere, fuori dalla bocca e dal naso. A chiarire tuttavia le cause del decesso sarà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Serena Rossi e in programma domani nell'obitorio dell'ospedale di Chieti dall'anatomopatologo della ASL Marco Piattelli. Iannucci è stato trovato ormai esanime da un passante che praticava jogging sul Belvedere. Erano circa le 6 del mattino quando ha avvistato il corpo dell'uomo che giaceva a 3 metri sotto la balaustra del marciapiede panoramico. Era adagiato vicino ai rovi, sembra stesse dormendo, racconta il testimone Dante Caporale del posto, che invano ha provato a destarlo chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Restano da ricostruire adesso i dettagli dell'episodio, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di San Vito. Il corpo è stato trovato a poche decine di metri dalla caserma dei militari. Verosimilmente, riferisce il comandante Roberto Ragucci, era lì da poche ore. Da subito le indagini hanno preso diverse direzioni. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: suicidio, omicidio, malore o overdose. Tanti messaggi di cordoglio dal mondo della scuola. Era un bravo docente, preparato e ben voluto da colleghi e alunni.